La Croce Verde è una libera associazione apolitica, apartitica e aconfessionale. È nata a Reggio Emilia nel 1914 con lo scopo di garantire pronto ed efficace soccorso civile in caso di incidente. Da 95 anni i volontari e gli operatori della Croce Verde lavorano per garantire a tutti il miglior soccorso possibile. Per farlo, prestano il proprio tempo e le proprie energie, studiano le migliori tecniche di soccorso, seguono l'evoluzione della scienza e delle tecnologie. Siamo alla quarta generazione di volontari. Quasi un secolo è trascorso e in tutti questi anni la popolazione di Reggio Emilia ha potuto sempre contare sull'aiuto disinteressato, sulla preparazione e sulle capacità della pubblica assistenza. Io? Sono quasi 20 anni che faccio questo turno. Tutti i mercoledì fino a mezzanotte. Ho del tempo libero, non vado al bar. Cosa potrei fare di meglio? Bene 18, IS macchina fuori. Vieni 6. Quando suona il telefono non hai il tempo di preoccuparti, non sai cosa ti troverai di fronte, ma sai cosa devi fare. Controlli di avere tutta l'attrezzatura. Ho imparato che il primo compito dell'autista non è arrivare il prima possibile, ma portare l'equipaggio sano e salvo sul luogo dell'intervento. Manu, allora tu prendi lo zaino? Ok. Ogni volontario segue costantemente corsi di formazione e di aggiornamento sulle tecniche d'urgenza, i protocolli di intervento, le diverse situazioni in cui può trovarsi a operare. I volontari e gli operatori della Croce Verde sono persone comuni che a volte si trovano sbalzate in situazioni drammatiche. Allora, le Magnoli, Kilo Charlie 8 rosso. Nucleo F. Sì, grazie. Hai la Croce Verde addosso, porti la divisa. In quelle situazioni ti viene una forza che non ti immagini. Poi c'è il dopo, a casa. Così nasce un servizio di supporto psicologico. Serve per digerire e rielaborare le esperienze più dure e stressanti. L'obiettivo è più ambizioso ancora: essere capaci di offrire in futuro un simile aiuto anche ai familiari delle persone soccorse. Perché un'improvvisa emergenza sanitaria è sempre un trauma per la vita di una famiglia. Possiamo andare. La Croce Verde non è solo il servizio d'emergenza a urgenza. Passo la mattina ad accompagnare i malati su e giù per i corridoi dell'ospedale. Da un reparto a un ambulatorio, da un ambulatorio a un reparto. Ci vogliono gambe, ma anche sguardi, sorrisi e parole. Io faccio il volontario di quartiere. Sto al Buco Magico e al Centro Insieme. Siamo lì. La gente si può rivolgere a noi. Dagli anni 60, le onoranze funebri contribuiscono a sostenere i servizi che Croce Verde offre alla città. Ci sono ancora oggi persone che non hanno neppure i soldi per poter seppellire degnamente i propri cari e la Croce Verde se ne fa carico. Militi volontari, operatori del soccorso, volontari e volontarie del servizio civile. Diversi nomi, diverse epoche, ma sempre lo stesso spirito, disinteressato e solidale. Quando guardo queste vecchie foto, provo a immaginare quante persone sono passate per la Croce Verde. Quanti problemi hanno affrontato assieme e ci siamo ancora. Io? Bah, chissà che numero sarò.
La Croce Verde fa parte dell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza e si autogestisce in forme organizzate e democratiche con un principio elementare: una testa, un voto. La Grande Guerra, i bombardamenti sulle Reggiane, l'eccidio del 7 luglio 60, eventi drammatici in cui la Croce Verde è stata la prima ad intervenire in soccorso delle vittime. Momenti che hanno intrecciato la storia dell'associazione e quella della città, rendendole una cosa sola. Una volta ti mettevano 5.000 lire nelle tasche della divisa. C'era chi ti dava un salame o una punta di parmigiano. I reggiani sanno cos'è la Croce Verde. I mezzi di soccorso, le attrezzature, le diverse sedi sono sempre state acquistate grazie a donazioni e lasciti di cittadini e con l'autofinanziamento. Dopo anni in cui le sue attività erano divise tra diversi luoghi, si inaugura la nuova sede della Croce Verde. È in Via della Croce Verde, un edificio multifunzionale capace di ospitare tutte le attività dell'associazione. Una nuova casa dove ogni giorno più di 100 persone lavorano per la sicurezza della città. Anche per la propria nuova casa, la Croce Verde segue, come per i servizi, l'evoluzione della scienza e della tecnica. Guarda al futuro e alla salvaguardia dell'ambiente. Un edificio antisismico costruito con materiali ecocompatibili, pensato per essere autosufficiente dal punto di vista energetico e risparmiare risorse naturali. Siamo autonomi dal punto di vista energetico. I pannelli solari, il gruppo elettrogeno. In caso di emergenza possiamo funzionare per giorni in totale autonomia. Un archivio, uno spazio dedicato a quasi un secolo di storia, dove si conserva viva la memoria dell'associazione. Dalla lettiga di un tempo alle moderne ambulanze. Proprio a Reggio Emilia inizia la sperimentazione dei primi mezzi elettrici attrezzati per il soccorso. Tecnologie e saperi. Nella nuova sede nasce il centro di formazione permanente che sarà a disposizione di tutta la città e dove, oltre ai volontari della Croce Verde, potranno svolgere le proprie attività formative associazioni, aziende ed enti pubblici. Con la nuova sede si consolida così un polo per il sistema soccorso della città, con servizi per l'intera provincia. Quando parti non ti poni il problema di chi è la persona che vai a soccorrere, perché si trova in quella situazione, chi è o cosa ha fatto. È una mia amica, faceva la volontaria e mi ha convinto a provare. Ho fatto qui il servizio civile e poi ho continuato come volontario. Prima mio nonno, poi mia madre. In famiglia abbiamo sempre avuto qualcuno in Croce Verde. Vedi, mi piace pensare che a Reggio Emilia tutti sanno cos'è la Croce Verde, che la gente appende in cucina il nostro calendario, insomma, che ci riconoscono.